Neela, you left off at a really important point, and that was this cushion of air that doesn't allow a jet to land when they're traveling at 20 feet at 400 knots. It's called ground effect, and it's most pronounced in aircraft with what's called a low wing loading. A low wing loading means a large airplane with a big wing. Highly wing-loaded planes, for instance, fighter aircraft, these, of course, can approach the ground at very, very high speeds because they're designed to do that. But in something like a Boeing 757, you can't do... I challenge any pilot anywhere. Give him a Boeing 757, tell him to do 400 knots 20 feet above the ground for half a mile. Can't do. It's aerodynamically impossible. You know, I got to say something about Honey Hanzhou. I've spoken with two of his flight instructors. This guy could not solo a Cessna 150. It's a little single-engine two-seat trainer. And what I mean by solo, it's a pilot's first time out without anyone else in the cockpit with him. It's the most simple, most fundamental flying exercise one can engage in. You're seated inside the aircraft, you hit the power, you take off, make a couple of 90-degree turns, maximum altitude of around 900 to 1,000 feet, come back and land. One. You're saying this alleged hijacker, Honey Hanzhou, could not solo a 150? He could not solo. In fact, one of his flight instructors, and I quote him, he said, the man could not fly at all. Invece, l'aereo prosegue, a detta di tutti i testimoni, senza un solo sbandamento, dritto verso il proprio obiettivo. Prima di schiantarsi, colpisce con l'ala destra un grosso camion generatore, che stava parcheggiato davanti all'edificio, mentre con l'ala sinistra sorvola dei grossi rulli di cavo elettrico, senza farli cadere. Il camion generatore prende immediatamente fuoco e continuerà a bruciare per molto tempo. Questa immagine è presa praticamente dalla stessa direzione da cui arrivava l'aereo. A destra si vede il camion colpito. A sinistra i rulli di cavo elettrico che invece non sono stati toccati dall'aereo. Di fronte a noi la zona dell'impatto. Questa è l'immagine del Pentagono colpito che tutti ricordiamo. La spaccatura centrale è di circa 20 metri, mentre l'apertura alare di un Boeing 757 è di circa il doppio. Già così, è quindi difficile immaginare come l'aereo possa essere scomparso tutto sotto quelle macerie. Ma l'immagine che si è presentata ai soccorritori subito dopo l'impatto era questa. La parete è ancora tutta in piedi e presenta un solo foro di entrata di 3-4 metri al massimo. Al piano terra le colonne portanti sono rimaste in piedi. Le macerie sono quasi tutte riversate all'esterno. Molte delle finestre hanno addirittura i vetri ancora intatti. Questa fotografia è stata scattata da un tenente dei Marines, Jason Ingersoll, pochi minuti dopo l'impatto dell'aereo e mezz'ora prima che la facciata crollasse, nell'immagine che tutti ricordiamo. L'aereo, quindi, non è finito sotto le macerie, come molti hanno creduto di fronte a questa immagine che ha fatto il giro del mondo. Ma allora, dov'è finito? Poco dopo l'impatto, il prato appare intonso. Non si vede il minimo segno di una strisciata, né tantomeno quello di una buca. E non c'è in giro un solo rottame di una certa consistenza che possa essersi staccato dall'aereo al momento dell'impatto. Non un'ala, un motore, un sedile, un pezzo di fusoliera, una valigia, un timone di coda. Niente, assolutamente niente di quello che siamo abituati a vedere normalmente quando cade un aereo di quelle dimensioni.
Strana la cosa da dire, perché il Pentagono è molto grande e quindi il fatto di arrivare su un punto preciso e non avere nessun segno sul terreno prima dell'impatto è veramente una cosa fortunosa, nel senso che l'unico modo per impattare sul Pentagono e non avere tracce sul terreno significa arrivare a questa distanza e poi per un qualunque motivo cominciare a cabrare. Ma la cosa è assolutamente impossibile, poiché il Pentagono si trova più in basso del quadrifoglio di almeno 10-15 metri. Questo è un vecchio filmato degli anni 60, ripreso proprio davanti alla facciata del Pentagono che è stata distrutta l'11 di settembre. Alle spalle di queste persone si vede chiaramente il dislivello fra il prato e la collina antistante. L'aereo quindi avrebbe dovuto avere per forza una certa inclinazione verso il basso, scavando la classica buca davanti al punto di impatto, che invece non c'è. Ma come può un Boeing di quelle dimensioni aver sorvolato il camion e i rulli elettrici senza fare nessuna buca per terra, per poi scomparire praticamente nel nulla? Sulla facciata non si vedono i segni delle ali, né quelli dei motori, o del timone di coda, che è una lama spessa mezzo metro e alta quasi quanto l'edificio stesso. Se davvero si fosse trattato di un Boeing 757, con le sue 100 tonnellate di peso lanciate a oltre 800 km all'ora, come hanno potuto restare in piedi oggetti come questo sgabello, dal quale non è nemmeno caduto il libro che c'era appoggiato sopra? From my close-up inspection, there's no evidence of a plane having crashed anywhere near the Pentagon. The only site is the actual site of the building that's crashed in, and as I said, the only pieces left that you can see are small enough that you could pick up in your hand. There are no large tail sections, wing sections, a fuselage, nothing like that anywhere around. C'è chi dice che le pareti del Pentagono erano durissime, talmente dure che l'aereo si sarebbe disintegrato contro la facciata. Ma anche quando gli aerei sbattono contro una montagna, che è molto più dura di qualunque edificio al mondo, i resti si vedono e come. I motori, poi, sono due proiettili di acciaio di 4 tonnellate l'uno, talmente compatti che non si disintegrano nemmeno cadendo da 10.000 metri di altezza. Quali sono le parti che non vengono distrutte, che non si squagliano per il calore? Comandante Tedeschi. Sì, pezzi del carrello e il cuore dei due motori, che è molto più compatto della parte esterna dei motori, ovviamente fatto in materiali che devono resistere alla temperatura, 2000-2500 gradi, per cui già anche il materiale stesso della parte delle turbine è un materiale che è adatto a resistere. E quindi la parte centrale dei due motori è sicuramente sopravvissuta all'impatto. Ma dove sono finiti i due motori? Visto che sul prato non ci sono e sulla parete c'è un foro soltanto. La versione ufficiale, illustrata da questo filmato, vuole invece che l'aereo sia scomparso per intero all'interno dell'edificio. Si dimentica però curiosamente proprio dei motori, che di colpo svaniscono nel nulla, mentre il Boeing diventa improvvisamente piccolo come un vagone della metropolitana. Ma le dimensioni reali di un 757 sono queste. E questi sono i suoi motori. Non certo questi. Questo è comunque l'unico foro di entrata che si vede sulla facciata del Pentagono. Questo, invece, è il foro praticato da un missile cruise nel 1999 sulla facciata della casa del leader jugoslavo Milosevic. In ogni caso, resta molto difficile credere che l'aereo sia entrato tutto all'interno dell'edificio, quando la maggioranza delle finestre conserva addirittura i vetri intatti e i grossi rulli di cavo elettrico che erano presenti sul prato già prima dell'impatto non sono nemmeno caduti. Se invece l'aereo si è disintegrato contro la facciata,
Che cosa può aver causato questo foro d'uscita, di dimensioni simili a quello di entrata, che sta addirittura all'interno del terzo anello del Pentagono? Fra il foro di entrata e quello di uscita ci sono di mezzo circa un centinaio di colonne di cemento armato. Che cosa può avere la forza di travolgerle tutte restando intatto?